medici hanno paura di operare, sono affetti da una sindrome, definiamola clinico-giudiziaria, hanno paura della denuncia e quindi tendono a prescrivere molti più esami perché di fronte a un magistrato si possono eventualmente tutelare. Se il medico sbaglia, sarà il cittadino a dover dimostrare l'errore per poter chiedere il risarcimento. Questa è in estrema sintesi una delle conclusioni cui è arrivata la commissione di tecnici, camici bianchi e toghe, nominata dal ministro Lorenzin per far sì che la medicina difensiva non riduca sul lastrico la sanità pubblica. Una indicazione che ovviamente non soddisfa chi rivendica il sacrosanto diritto dei cittadini a farsi curare dal sistema sanitario. Siamo contrari perché così si smantella il diritto al risarcimento del danno alla salute subito dai cittadini all'interno delle strutture sanitarie. Uno, perché si diminuiscono i termini di prescrizione da 10 a 5 anni. Due, perché l'onere della prova viene scaricato sul cittadino quando prima era sul medico e peccato che il cittadino, il soggetto più fragile, è colui che fa i conti con una cartella clinica incompleta, illeggibile, di difficile lettura per chiunque. I sindacati dei medici si dicono favorevoli anche a nuove definizioni che emergono dalla relazione degli esperti, come quella di colpa grave dei sanitari e di limite massimo di denunce contro i professionisti, che, dicono, consentirebbero ai medici di lavorare con più serenità. Chi difende il pubblico, invece, contro la mala sanità, piuttosto che scorciatoie, invoca una verifica continua dell'operato dei dottori ed una rigorosa selezione sulla base della loro preparazione, professionalità e dedizione. Da oggi in poi premiamo chi merita e tuteliamolo, magari con un'assicurazione dell'azienda che lo protegga, e ci rivaliamo su di lui solo in caso di colpa grave. Avremmo risolto un sacco di problemi e risparmiato circa 10-12 miliardi di euro all'anno. Bisogna promuovere la trasparenza all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, sia dal punto di vista delle performance delle strutture sanitarie, sia dal punto di vista delle performance e competenze dei singoli professionisti. Solo così il cittadino potrà scegliere liberamente di andare nella struttura e dal professionista più competente.